Buon sabato a tutti, per questo momento di adorazione, anche a coloro che ci seguono in streaming, benvenuti nella nostra comunità di Cesena e anche per voi possa essere un sabato di comunione, anche se siete magari dentro la vostra casa, ma che possiate sentire comunque la bellezza di poter condividere una fede con altre persone e di poterci sentire tutti figli di Dio. Vorrei invitarvi a chinare il vostro capo per avere un momento di preghiera perché il Signore possa scendere in mezzo a noi. Padre nostro, sei nei cieli, ci presentiamo davanti a te perché ancora una volta l'ascolto e la predicazione della parola possa essere al centro della nostra vita spirituale, che ognuno di noi possa identificarsi e trovare quelle parole di cui ha bisogno per poter continuare il nostro percorso di fedeltà verso di te. Tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Conoscevo un ragazzo cresciuto, si dice in chiesa, anche se si cresce a casa, però vuol dire che ha frequentato l'attività della chiesa. Un ragazzo di una brava famiglia anche, per cui senza neanche tanti grilli per la testa, un ragazzo responsabile. A volte però capita che si fanno amicizie sbagliate, che si prende involontariamente un percorso strano. All'inizio non sembra così strano, perché quando ci sono i bivi, due strade a un bivio sono molto simili, sono molto vicine. Poi però queste strade prendono direzioni opposte, per cui alla fine di questo percorso queste due strade si vede che sono completamente una da una parte e una dall'altra. Però all'inizio questa distinzione non la notiamo molto, per cui a volte anche con le nostre scelte, a volte facendo delle piccole scelte che sembrano non tanto lontani dalla nostra fede, però poi a lungo andare si rivelano che ci hanno veramente allontanato da quello che era il nostro punto di partenza. Ed è quello che succede a questo ragazzo. Involontariamente, giorno dopo giorno, anno dopo anno, fa delle piccole scelte, ma che lo portano veramente lontano da quelli che erano i suoi valori iniziali. A un certo punto si rende conto che qualcosa non va e che dovrebbe aggiustare qualcosa nella sua vita. Questo me ne rendo conto perché quando ogni tanto lo vado a trovare me ne parla, mi parla di questo suo senso di colpa. Di sentirsi non completamente a posto con la sua coscienza e gli dico: perché non ritorni? E sapete cosa mi dice? Non ritorno perché mi sento in colpa. Mi sento in colpa nei confronti di Dio, mi sento in colpa nei confronti della Chiesa e per cui sto lontano. Questo episodio è successo un po' di anni fa in una chiesa X del territorio italiano. E questa sua esperienza mi ha fatto domandare una cosa: com'è che questo ragazzo, e probabilmente come lui tante altre persone che spesso mi è capitato di andare di conoscere nella mia vita pastorale quando le andavo a trovare, com'è che a un certo punto noi sviluppiamo questo sentimento per cui quando ci sentiamo non in armonia con quello che Dio ci chiede ci allontaniamo dall'unico posto dove potremmo invece ricoltivare questa esperienza con Lui. Cosa ci porta, quando noi non ci sentiamo in armonia con Dio, ad allontanarci dalla Chiesa piuttosto che avvicinarci? Sembra un paradosso. È un po' come se una persona che ha, che ne so, si sente male, che avrebbe bisogno di un intervento chirurgico, non si sentisse a suo agio ad andare in ospedale. Dice: come faccio ad andare in ospedale con questa ferita che ho? Oppure come una persona che ha delle ammaccature alla macchina, perché questa macchina non è più così bella e lucente così come quando l'aveva comprata, e si sente a disagio e si vergogna ad andare dal carrozziere a chiedere di aggiustarla. Se la Chiesa all'inizio era nata proprio per accogliere e accoglierci nel nostro cammino, perché portiamo, quando siamo in Chiesa, un po' le nostre difficoltà e vogliamo prendere una boccata d'ossigeno, un incoraggiamento per ricominciare il cammino, com'è
che a un certo punto ci siamo dimenticati e abbiamo trasformato invece la Chiesa in un altro luogo. Abbiamo trasformato la Chiesa nel luogo dove invece veniamo quando stiamo bene. E per cui il paradosso è che se dovessimo continuare con questa immagine degli ospedali o delle carrozzerie, l'ospedale diventa il luogo dove la gente che sta bene ci va e quella malata rimane a casa perché si vergogna, e le carrozzerie sarebbero piene di macchine tutte belle, perfette, lucenti, mentre quelle ammaccate stanno a casa perché ci vergogniamo del carrozziere. Com'è che lungo il percorso alcune persone si sono dimenticate della grazia, che è quella caratteristica di Dio che invece accoglie colui che ha le ferite, colui che ha le ammaccature, e che ha pensato alla Chiesa quale luogo per poter non ricevere la grazia, perché la grazia non è legato a un luogo, la grazia la riceviamo da Dio direttamente, ma il luogo dove ci incoraggiamo a chiedere a Dio la capacità di godere di questa grazia. E allora vorrei ipoteticamente, teoricamente parlare a questo ragazzo a cui tante volte ho dedicato energie e tempo, ma volevo farlo anche ognuno di noi, perché credo che ognuno di noi abbia bisogno di ricordarsi questo principio importante. Per cui prima di tutto facciamo un piccolo ripasso biblico, ok? L'abbiamo fatto quando abbiamo conosciuto la Chiesa, abbiamo fatto degli studi biblici, abbiamo approfondito, letto nelle nostre letture personali e private, ma cerchiamo di ricordare cosa significa nella Bibbia grazia. Allora, primo testo che andremo a leggere si trova in Romani capitolo 3, versetto 24. Troviamo un primo principio. In Romani capitolo 3, versetto 24, troviamo il principio che la salvezza di Dio arriva all'uomo solo esclusivamente tramite la grazia. Romani capitolo 3, versetto 24, e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la salvezza che è in Cristo Gesù. Per cui la prima cosa che io scopro, e rivolgendomi appunto ipoteticamente a questo ragazzo che non si sentiva a posto e per cui non veniva in chiesa, non si riavvicinava a Dio, perché in qualche modo doveva riconquistarsi questa stima, questa fiducia, volevo ricordare a lui che siamo giustificati tramite la sua grazia. La grazia è un gesto gratuito, è un gesto che viene concesso a qualcuno che non ha il diritto di avere quella cosa. Che ne so, a volte si chiede, il condannato chiede la grazia al capo dello Stato. Il condannato non può presentare nessuna, documentazione per avallare questa richiesta. Non è un diritto, non è che io dico, guarda, dice, io ho visto che ho accumulato negli anni questi, come la pensione, avete presente? La pensione è un diritto perché io ho accumulato negli anni dei versamenti, alla fine vado a riscuotere quello di cui ho bisogno. E nella grazia non posso andare da Dio e dire ho fatto questi versamenti, ho fatto questa attività e per cui ho diritto a questa grazia. La grazia è qualcosa che ricevo perché è immeritato. Non ho diritto a quella cosa ed è un dono che spetta semplicemente a chi lo dà e decide lui se darlo oppure meno. Nella Bibbia troviamo sempre questo principio, che siamo giudicati per le nostre opere. Noi siamo giudicati per le nostre opere. Se leggiamo in Matteo al capitolo 25, ci ricordiamo, giusto lo visualizziamo fisicamente, non lo leggiamo perché è un capitolo lungo, ma in Matteo capitolo 25, dai versetti 14 in poi, c'è la parabola dei talenti. La parabola dei talenti ci ricorda che noi siamo giudicati per le nostre opere. Hai tre talenti, ne hai moltiplicati nei tre? Ok, bravo. Hai due talenti, ne hai moltiplicati nei due? Ok, bravo. Per cui noi siamo giudicati per le nostre opere, se facciamo più opere o non più opere. Ma la cosa bella dell'Evangelo è che seppur siamo giudicati per le nostre opere, siamo giustificati per la grazia.
Cioè le opere mettono in evidenza semplicemente ciò che noi facciamo di buono o le nostre mancanze, ma non c'è nessun rapporto conclusivo poi con la grazia. Quel giovane che si fa l'esame di coscienza ha fatto bene a farlo, cioè si rende conto che le sue opere sono mancanti. Il problema è che quella valutazione non ha nulla a che fare col risultato finale. È un po' come se quando andiamo a scuola per tutto un anno prendiamo dei brutti voti, ma quei voti in sé non hanno nessun potere di promuoverci o di bocciarci. Cioè tra i voti brutti e il risultato finale del promuoverci o bocciarci c'è un elemento importante che è la grazia. La grazia è un dono di Dio che deve essere però anche accettato, perché c'è chi non l'accetta questo dono. Io potrei dire che nella gelateria più buona e famosa che c'è a Cesena, non so neanche qual è il nome, il proprietario questa sera alle 20 regalerà tutti gelati, quante ne volete. È un dono, però voi potreste dire: Roberto, ci stai facendo uno scherzo, fai il birichino, non voglio perdere tempo, andare fino in centro, parcheggiare, trovare il parcheggio, pagare il tagliando, perché poi vado lì e il proprietario dice: ma chi gliel'ha detta questa cosa? Per cui voi potreste non credere a me e per cui non beneficiare di questa grazia. Cioè la grazia è gratuita, è un dono che viene dato, ma io poi devo andarla a prendere, se no rimane lì dal proprietario. Questo lo troviamo in Romani al capitolo 5, versetto 2. È un concetto importante, per cui la salvezza risiede soltanto in questo gesto gratuito e unilaterale da parte di Dio nei nostri confronti. Ma a un certo punto dice Romani capitolo 5, versetto 2, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale siamo saldi. E mediante il quale parlava di Gesù Cristo. Cioè questa grazia io posso avere accesso tramite la fede con Cristo. Cioè io credo che se Lui mi dice vai in centro dalla gelateria X e questa sera vai il gelato gratuito, io mi fido di Lui e ci vado. A costo di essere preso in giro, a costo di essere deriso agli altri, dice: ma tu credi ancora a queste cose? Questa fede in Gesù mi permette di accedere a questa grazia. Questo atteggiamento di fiducia non è semplice da esercitare, non solo verso cose che noi non vediamo, tipo la grazia, ma anche nella quotidianità, soprattutto in un mondo come oggi, dove abbiamo preso tante delusioni e per cui ci fidiamo sempre meno. A volte lo dobbiamo anche insegnare, ad esempio ai più piccoli, di non fidarsi troppo degli estranei, diciamo di non prendere le caramelle dagli estranei, di non aprire agli altri. Mi ricordo ancora un episodio con i nostri figli piccoli in cui abbiamo dovuto anche lì, in quel caso, dire non credere sempre a tutto quello che vedi intorno, perché era il periodo, i nostri figli erano piccolini e per cui erano nell'età in cui gli compravamo a volte degli abbonamenti a riviste legate all'infanzia e per cui venivamo anche bombardati di messaggi pubblicitari che venivano grazie a quegli abbonamenti. E ogni tanto arrivavano a casa nostra e dice: hai vinto due biciclette per i tuoi figli, vai lunedì alle ore tot in quell'albergo e le ritiri. Allora, i primi tempi i nostri figli dicono: ah, papà, papà, abbiamo vinto la bicicletta, andiamo. Guardate, non è così, non ti devi fidare perché c'è sempre un secondo scopo. No, no, c'è scritto. E una volta abbiamo accontentati, siamo andati in quell'albergo, era pieno di genitori con bambini, tutti convinti che ricevano la bicicletta. E poi invece abbiamo scoperto, loro hanno scoperto, noi già lo sapevamo, che era invece un modo per far arrivare genitori con bambini per promuovere, non so se sono delle enciclopedie o dei percorsi educativi per l'infanzia, di cui c'era anche questa bicicletta, però dovevi prima sottoscrivere degli abbonamenti per migliaia di euro, ok? Per cui quella bicicletta ce la compravamo. Per cui nel tempo abbiamo insegnato i nostri figli a non credere a tutto e quando arrivavano quei messaggi di pubblicità di girare dall'altra parte, di capovolgere il foglio perché in piccolino c'era poi l'imbroglio.
In questa cultura nella quale spesso non ci fidiamo, rischiamo di proiettare anche questo con Dio. E con Dio invece dobbiamo esattamente fare l'opposto, cioè che quello che troviamo qui non è come quei messaggi pubblicitari che ricevevamo, dove sì andavamo, magari dovevamo andare a quella gelateria, sì il gelato era gratis, però poi a un certo punto dovevamo firmare dei contratti per cui ci doveva impegnare ogni anno andare a comprare una torta gelato a settimane, per cui quel gelato gratuito ci sarebbe costato per un anno intero migliaia di euro. No, nella Bibbia, quando si parla di grazia, è solo quello. Non c'è un ma, non c'è una fregatura, non c'è l'imbroglio da qualche parte. Era questo quello che ho provato per tanto tempo di trasmettere a quel ragazzo. Però la mia domanda è, torniamo a noi, cosa cambierebbe della mia vita spirituale se dimenticassi per un momento anche io questa idea della grazia? E allora ho provato a fare due scenari e sono interessanti perché sono uno all'opposto dell'altro e proviamo a riflettere insieme. Per cui abbiamo detto la grazia è un gesto unilaterale da parte di Dio che offre e dona la salvezza. Questa grazia la posso ricevere se con fede mi fido del sacrificio di Cristo e per cui la reclamo non perché io ho qualcosa da portare, ma perché Gesù è morto per me. Se dimenticassi per un attimo questo, cioè che se dimenticassi che alla salvezza io posso accedere non con la grazia, ma con qualcos'altro, cosa succederebbe? Un primo scenario succederebbe che il mio rapporto con Gesù inizierebbe a ripercorrere le modalità che spesso noi abbiamo nei nostri rapporti interpersonali con le persone. Perché è vero, nei nostri rapporti interpersonali con le persone noi siamo sempre sotto esame e mettiamo sempre gli altri sotto esame. Noi ci guardiamo dall'alto al basso, ci squadriamo, e diciamo, quella è una brava persona, per cui ha superato l'esame. Quella non mi piace tanto, non ha superato l'esame. E ci troviamo noi a far parte di questo meccanismo, perché nei confronti delle persone che ci sono a noi simpatiche o utili, noi vogliamo passare questo esame. Per cui cerchiamo di essere nei confronti di quelle persone simpatiche, brillanti, per poter ricevere la loro approvazione. Oppure, nei confronti delle persone che noi abbiamo ritenuto non importanti, che le svalutiamo, non ce ne importa, tiriamo dritto. Anzi, più riusciamo a fargli sentire il nostro disprezzo, più siamo contenti. Quante volte noi nelle relazioni interpersonali viviamo questo esame a cui siamo sottoposti? Pensate, che ne so, la prima volta che facciamo l'invito galante alla nostra innamorata, il nostro innamorato, e speriamo che di colpire nel segno e che lui o lei ci dica è stata una bella serata, usciamo anche la settimana prossima. Oppure pensate a quando cambiate lavoro, avete conosciuto per anni il vostro stesso lavoro e ora cambiate lavoro. E siete un po' preoccupati, come sarete accettati dai nuovi clienti? Claudia ci ha detto, un membro della nostra comunità cambierà città. E questa famiglia ha tenuto a ricordare, la conosco, come dire, lì non ho problemi, però nel suo cuore c'è questo interrogativo, ma come sarà con la chiesa dove andrò? E per cui viviamo quotidianamente questa sensazione di dire, sono accettato o non sono accettato? Sapete, pensate che anche l'anticonformista, cioè colui che dice io sono libero da questi schemi, anche lui ha bisogno dell'approvazione. Perché l'anticonformista, con l'essere fuori dagli schemi, si è creato comunque la sua casella, si è creato la sua etichetta, e gli altri comunque lo hanno individuato, non passi inosservato. Per cui indirettamente anche lui ha ricevuto l'approvazione degli altri. Dice, ah, tu sappiamo come sei, però almeno ha un nome, ha un volto. Senza la grazia, il mio rapporto con Dio sarebbe un continuare a dubitare se anche oggi
ho passato l'esame con lui. Gli sono simpatico, gli sono piaciuto, vorrà uscire ancora con me settimana prossima. Pensate quando, ad esempio, che ne so, due amici a un certo punto decidono di fare le vacanze insieme, non sono mai andato a fare vacanze insieme, e dicono: che dici, quest'anno andiamo a fare la vacanza insieme? Sapete l'ansia che porta questa frase? Perché dopo la vacanza bisogna vedere, vorrà ancora venire in vacanza con me l'anno prossimo, oppure dirà: è stata sufficiente, grazie, va bene così. E questa modalità che a volte noi abbiamo con gli altri potrebbe essere la modalità con la quale io mi rivolgerei a Dio. E per cui mi domanderei, senza, se dimenticassi la grazia, mi domanderei: ma la preghiera di oggi è stata accettata da Dio? È stata sufficientemente buona? Posso ancora considerarmi suo figlio? Senza la grazia io proietterei su Dio questo mio bisogno di essere ogni volta approvato dagli altri. E allora potrei dubitare del suo amore, potrei vivere con insicurezza e potrei allora a questo punto decidere di fuggire dalla sua presenza. È quello che in sintesi ha fatto quel ragazzo di cui vi ho parlato all'inizio della storia. Pensando che Dio è un po' come le altre persone che ha incontrato, dice: non voglio io ancora una volta, anche con Dio, vivere l'esperienza del no. Allora facciamo una cosa, non ci vado per nulla, me ne sto lì e così non ho il rifiuto. Questa idea, e ritorno di nuovo sul bisogno di approvazione, un po' tutti ne siamo soggetti. C'è chi ha sviluppato una certa forza di carattere per cui riesce a essere più indipendente, chi invece ne dipende tanto dagli altri, però ci dobbiamo sempre confrontare con questa dinamica. Vi presento una situazione ipotetica, un paradosso. Questa sera arrivate a casa e trovate nella buchetta della posta un invito all'anno prossimo al pranzo di Natale dei Reali di Monte Carlo, oppure al Ballo della Rosa, non so se si fa ancora ogni anno, questo grande evento mondano in cui al centro dei riflettori sono queste persone, e voi, umili come noi, ognuno di noi, normalissime persone, siamo invitati a questo evento importante. Curiosi, dice: ma l'approfitto, si mangerà bene, vedrò tanti personaggi che magari vedi in televisione. Per cui a un certo punto all'inizio decidete di accettare questo invito. Poi vi fate però alcune domande. Prima domanda: cosa si porta in dono? Cioè, normalmente noi siamo invitati ai nostri amici, andiamo lì e dice: guarda, siete invitati a cena, ho fatto un tortino, ti porto il tortino. Ma ai Reali di Monte Carlo cosa portate? La parmigiana che avete fatto a casa, il pane che avete appena sfornato. Per cui andiamo già in crisi, cioè cosa faccio per non fare brutta figura? Ma poi la domanda è: cosa richiede il protocollo di un evento del genere? Cioè quando si va lì si dà la mano, buongiorno, buonasera, si fa l'inchino, ci si abbraccia, ciao carissimi, come ci si veste? Mi devo vestire di bianco, cioè con la camicia bianca, oppure può essere colorata? E poi a tavola, abbiamo visto a volte le foto di questi grandi eventi dove sono 15 forchette, 43 coltelli, 2000 bicchieri, da dove parto? Guardo gli altri cosa fanno? E poi, di che cosa si parla al pranzo di Natale da Reali di Monte Carlo? Di politica? Sì, però magari rischiamo di fare delle gaffe. Di cosa si parla? Si parla del tempo? Ah, com'è il tempo qui a Monte Carlo? Piove come in Romagna? E per cui ci rendiamo conto che abbiamo buone probabilità di fare brutte figure a questo invito. E nessuno di noi vuole fare brutte figure. Per cui cosa decidiamo alla fine? Anche se abbiamo sognato per un momento di essere dai Regali di Monte Carlo, decidiamo di declinare l'invito e diciamo: grazie, non andiamo. Ecco, se ci dimenticassimo della grazia, rischieremo di fare la stessa cosa con Dio. Mi sono allontanata da Lui per 2 o 3 anni, ora devo ritornare, cosa devo fare? Cosa si fa quando si ritorna da Dio? Ci si mette in ginocchio, bisogna dire una preghiera? Quale? Quanto tempo deve durare? Mi devo dimostrare, che ne so, dispiaciuto, troppo, oppure devo essere contento di averlo trovato? Cosa devo fare? E quel ragazzo questa domanda se la poneva anche nel ritornare in chiesa.
Dice, come devo, con quale atteggiamento devo tornare in chiesa? Far vedere ai miei fratelli che sono dispiaciuto, oppure sono contento di vederlo, oppure a metà? Queste domande sono le domande che Satana ha messo nel cuore dell'uomo ogni volta che l'uomo si è un po' allontanato. Ma veramente credi di poter ritornare da lui, dal tuo creatore, come se nulla fosse? Lascia perdere. La grazia per cui mi ricorda che al di là di queste mie idee, di queste mie ipotesi, come essere approvato dagli altri e da Dio, mi dice che per essere approvati a Lui basta poco, tra virgolette, se poco si può dire. Luca capitolo 18 è la parabola del fariseo e del pubblicano. Che cosa fa il pubblicano per essere giustificato? Dice la conclusione di questa parabola, Luca capitolo 18, versetto 14. È la conclusione di questa storia, la storia di due persone che cercano di essere approvate da Dio, due persone che cercano di fare bella figura con Dio. E questo episodio conclude, sono le parole di Gesù, Luca capitolo 18, versetto 14. Io vi dico che questi scese a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro. Ora, chi di noi conosce la parabola sa a chi stiamo riferendo. Chi è questi che tornando a casa viene giustificato piuttosto che quell'altro? Quello che è giustificato è il pubblicano, che l'unica cosa che fa in questa parabola è dire, al versetto 13, ma il pubblicano, stando lontano, non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, «O Dio, sii placato verso me, peccatore». Dicevo, fa poco, tra virgolette, perché avere questa capacità di saper ammettere i propri sbagli senza sconti e dire a Dio, ho sbagliato, punto. È una frase corta, ma costa tanto. Questa è l'unica cosa, tra virgolette, che dobbiamo fare per poter accedere a questa grazia. Per cui, nell'immagine che abbiamo fatto della scuola, noi siamo giudicati per i voti che prendiamo in classe. Per cui noi siamo da 2, siamo da 6, siamo da 10, siamo giudicati per questo. Ma siamo promossi o salvati per un'altra cosa, che è la frase che io dico al mio presido, al mio professore, dicendo hai ragione, mi dispiace, non ho studiato quest'anno. Mi dispiace, non sono venuto in classe. Non sono stato responsabile, ti ho preso in giro, mi dispiace per questo. E dice che nella Bibbia questa frase ci fa diventare promossi. Quell'altro che invece dice al professore, al preside, ah, questa è la mia pagella, ho preso 7, 8, 10 tutte le volte, per cui siamo giudicati per le nostre opere, per i nostri voti, ma non siamo promossi per quello. Perché questa parabola ci dice che invece il fariseo, quello che dice ah, io faccio questo e quell'altro, cioè quello che porta i voti che ha, nella sua pagella c'ha tutti 8, 9, 10, ed è vero, mica non è vero. E Dio non ha detto no, tu ti sbagli, li hai rubati, li hai copiati, no, tu hai preso 10. Ma non sei promosso per quei voti. Perché tu ti sei innamorato di quei voti e allora per quello sarai bocciato. È un paradosso. Ma è così. Per cui la prima cosa che cambierebbe nella mia vita se dimenticassi la giustificazione per fede tramite la grazia sarebbe di credere che nelle mie relazioni con Dio sia esattamente come nelle relazioni umane, per cui ci guadagniamo le approvazioni in base alle nostre performance, perdiamo le approvazioni in base alle nostre mancanze. Però la storia non finisce qua, perché se dimenticassi la grazia potrebbe succedere invece anche un'altra cosa, perché la grazia mi ricorda che cosa? La grazia mi ricorda che io ho preso tutti
produrranno 2, 3 o 4, per cui dovrei essere bocciato. Poi abbiamo detto che io chiedo scusa e per cui questa cosa mi fa accedere alla promozione. Questa grazia, se non ci fosse, vuol dire che non c'è neanche la condanna. Perché la grazia è data solo a chi è condannato, a chi dovrebbe essere bocciato, a chi dovrebbe finire in carcere. Però poi a un certo punto si chiede la grazia al capo dello Stato e siamo salvati. Noi non chiediamo la grazia quando andiamo in giro. Perché? Perché non siamo condannati. Chi di voi ha mai chiesto la grazia alla polizia municipale di Cesena dicendo per piacere non farmi la multa se non abbiamo ricevuto la multa? La grazia viene chiesta soltanto a chi è in difetto e ha un problema. Per cui la grazia non solo ci ricorda che la salvezza è gratuita, speriamo, vediamo se riesco a spiegare questo concetto, la grazia mi ricorda anche che sono mancante, perché la grazia viene chiesta solo da chi è stato multato, da chi ha preso sempre 3, da chi è in carcere. Per cui la grazia già di per sé mi ricorda della legge. Perché la grazia, cioè la richiesta del perdono, viene fatta, è possibile soltanto quando c'è una legge esterna che dice che sei colpevole. Per cui senza la grazia, già di per sé non ho bisogno di richiedere e richiamare la legge. La grazia in sé implica già l'esistenza di una legge, è già un concetto completo. E per cui nel momento in cui cancello la grazia, cancello anche la legge. Cioè vuol dire che a un certo punto divento giudice di me stesso, non ho più bisogno di qualcuno che dall'esterno mi debba perdonare. Se nella scuola escludo questo momento finale della valutazione in cui qualcuno esterno a me mi deve valutare e magari potrebbe un anno dire sei bocciato, se tolgo questo sistema, in base a che cosa siamo promossi? In base a noi stessi. Cioè decidiamo noi se siamo sufficiente per passare di grado oppure no. E non è questo quello che a volte avviene in questa nostra società? Cioè che le persone si autovalutano, e in genere in maniera positiva, senza tanti problemi e senza porsi troppi problemi. Quando qualcuno si dicono agli altri, ma tu come sei? Ma sono una buona persona, non uccido, non rubo, non faccio nulla di male, non guardo dallo spioncino della porta, faccio i fatti miei. Che cosa stai dicendo in fondo questa persona? A me non interessa i parametri di qualcun altro o anche quelli di Dio. In base ai miei parametri io sono a posto e vivo bene. Senza la grazia, per cui, sarei portato a pensare nel mio rapporto con Dio che tutto sommato io vado bene perché non ho più niente e nessuno che mi condanna. Oggi la vita religiosa di tante persone funziona su questo binario. Prendiamo dalla Bibbia ciò che ci piace di più, che in genere è quelle cose in cui noi andiamo meglio e per cui ovviamente superiamo l'esame perché ci troviamo bene. E per cui aderiamo poi a qualche valore etico, un po' qua, un po' là, c'è chi fa volontariato, c'è chi fa studi biblici, c'è chi fa un po' di evangelizzazione, c'è chi la collabora un po' in chiesa, qualcosa, giusto un po' qua là per tappare il buco, ci facciamo poi un po' i fatti nostri, e viviamo la nostra fede in maniera privata, molto tranquilla. Qualcuno dice, come va la tua vita spirituale? Molto bene, io con Dio ci vado perfetto. Io e Lui proprio tranquilli. A volte è vero, nel senso che veramente questa intimità c'è. A volte è un'intimità apparente, nel senso che andiamo bene perché abbiamo tolto tutto ciò che ci disturba di quel rapporto. E per cui ci autoassolviamo. Quel versetto lo mettiamo da parte perché è un po' scomodo, quel principio lo mettiamo da parte perché è un po' scomodo. Certo che se riduciamo ai minimi termini, tutti possono andare d'accordo con Dio e tutti possono andare bene. A volte personalizziamo la fede, prendiamo un po' qua, un po' là, quello che ci interessa. È un po' come si va di moda adesso nell'arredamento delle case. Una volta si comprava tutto uguale, la camera da letto tutto uguale. Oggi invece la personalizziamo, prendiamo un comodino di uno stile, il mobile di un altro, assembliamo, è personalizzato, e così la nostra fede. Ci accontentiamo di una religione
fai da te. E allora, di fronte a questo, leggiamo invece Romani, capitolo 3, versetto 23. Poiché per le opere, Romani capitolo 3, versetto 23 e 24. Difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. La grazia mi ricorda non solo l'amore di Dio, ma che tutti abbiamo peccato. Vuol dire che esiste una legge all'esterno di noi che ci giudica, che non ci possiamo creare una religione su misura nel quale noi stiamo bene nel nostro orticello. Una grazia esiste solo perché noi in qualche modo, una parte di noi è in carcere e ha bisogno di essere liberato. E siamo in carcere non perché abbiamo deciso, ma perché una realtà esterna a noi, la legge dello Stato, ha detto che noi abbiamo contravvenuto a qualcosa. Per cui la grazia mi insegna l'umiltà di dire che non mi possa autoassolvere, che per quanto possa trovarmi bravo, io non sto rispettando tutto ciò che Dio mi chiede. La grazia mi dice, mi ricorda, che anche se fossi la religione migliore, saremmo sempre peccatori. La grazia mi ricorda che anche se fossimo la comunità migliore, saremmo sempre peccatori. La grazia mi ricorda che anche se fossi la persona più buona di questo mondo, sarei sempre, sempre un peccatore. Per cui la grazia, quest'unico concetto, mi ricorda proprio questo. Mi ricorda che da una parte per accedere a Dio ho bisogno del suo amore, del suo perdono, del suo dono unilaterale. La grazia mi ricorda anche che c'è una legge nella quale io mi devo confrontare, che poi il cammino di qua a lì non è automatico, su questo ci siamo. Noi siamo giudicati per la legge, ma siamo salvati per la grazia. E allora volevo concludere leggendo il testo di Romani capitolo 5, versetto 1. Perché questo non deve essere solo uno studio biblico, dottrinale, teologico, teorico, filosofico, ma deve portare un grande cambiamento nel nostro vissuto. Perché quando io scopro o riscopro o mantengo come ricordo nella mia vita questa idea della grazia, non devo semplicemente avere finalmente sola verità. Non è solo un atto intellettuale, dicendo io l'ho scoperto e lui o voi non l'avete scoperto. Romani capitolo 5, versetto 1 dice: giustificati dunque per fede, per cui finito lo studio biblico, è chiaro, giustificati per fede, abbiamo pace con Dio, che possiamo vivere e sperimentare nella nostra quotidianità ogni giorno questa idea, che questa grazia è non solo il mezzo per poter arrivare a Dio, ma anche per poter vivere nella nostra quotidianità questa pace, non solo apparente, ma reale. Che il Signore vi benedica. Amen. Salvezza all'uomo peccatore.
sei, grande tu sei, il canto mio, Signore, levo a te, grande tu sei, grande tu Grande tu sei, Signore. Ci alziamo per concludere con una preghiera e grazie ancora per queste parole e questa musica. Padre nostro che sei nei cieli, grazie perché ci hai insegnato un concetto che nella nostra vita facciamo fatica a integrare completamente, che è la grazia. Un concetto che ci scuote perché da una parte si parla di gratuità e dall'altra ricorda però che sono degli obblighi mancati. Da una parte scopriamo un'accoglienza, dall'altra parte ci viene richiesto delle competenze. Ti ringraziamo perché hai messo insieme questi elementi a volte irriconciliabili tramite l'esperienza e la grazia. E se da una parte tu ci chiedi a crescere e a continuare in questo cammino di santificazione, nel quale ognuno di noi deve cercare di essere sempre più simile a te, e allo stesso tempo tu hai inserito questo elemento della grazia, che è l'unico elemento che ci permette di poter fare questo salto di qualità e di poter accedere al tuo regno, di poter accedere all'eternità. Aiutaci affinché ognuno di noi nel nostro cammino personale possa sempre far proprio questo e che questa certezza possa produrre quello che avevamo letto in Romani, capitolo 5, versetto 1, la pace nei nostri cuori, e che la pace di Dio possa risiede in ognuno di noi, nel nome di Gesù. Amen. Bene, invito a prendere posto, come sempre, e vi saluto e usciremo sempre con ordine, in modo da non creare assembramento. Che il Signore ci dia la possibilità di poter accogliere ancora un'altra sfida durante questa estate, di poter gestire al meglio la situazione della pandemia senza farci prendere troppo da timori, ma anche essere consapevoli e coscienti però delle nostre responsabilità. Che il Signore vi accompagni, vi guidi tutti. Amen. Bene, buon sabato allora anche a voi che ci avete accompagnato. Non so se mi sentite. Sì, vi auguro anche a voi un buon sabato e che possiate sperimentare anche questa settimana la grandezza di questa grazia. Che il Signore vi benedica. È stato bello stare insieme a te, poter parlare di Gesù. Possano i nostri canti scaldarti il cuor, ma c'è un altro
cosa che vorrei. Io vorrei, io vorrei incontrarti un giorno insieme al mio Gesù, per cantare, ricordare come Gesù ci conquistò. Io vorrei, possa Signore essere la luce che fa chiaro il tuo cielo come se ci fosse sempre un sole che brilla e non tramonta mai. Io vorrei incontrarti un giorno insieme al mio Gesù per parlare e ricordare Gesù ci conquista. Io vorrei, ricordare